io nei confronti di Salva ho sempre avuto una grandissima ammirazione e una grandissima anche malinconia. Una grande malinconia perché mi rendo conto che quest'uomo deve aver sofferto tantissimo per il fatto di non sentirsi riconosciuto, di vedere magari dei personaggi che lui considerava interlocutori che avevano più visibilità di lui. Era un uomo difficile. Certamente, tutti quelli che lo conoscevano lo dicono, sapevano benissimo che era una persona che andava presa, come dire, come tutti noi probabilmente, perché tutti noi siamo delle persone difficili e viviamo la vita con momenti di difficoltà che spesso siamo costretti a mascherare. Sebbene da molti anni ammalato ed in condizioni di vita quanto mai dolorose, sono questi i motivi per i quali non ricevo nessuno, non rispondo alle lettere ed agli invii, fatti questi che gli altri scambiano per scortesia o, ancora peggio, per orgoglio. Orgoglio di cosa? La sua fonte di ispirazione è Saba, no? Il suo argomento è Saba, il suo tema è Saba, ce ne sono pochi altri, no? Di temi nella poesia di Umberto Saba, c'è Trieste. C'è sempre la città o come dei luoghi tipici della città, si fa fotografare perché lui comunque è profondamente legato a Trieste e Trieste è tutta nella sua poesia e nelle sue prose. C'è una bellissima foto che si vede lui che sale le scale della scalinata di via Ciamicia e scende accanto a lui, sfiorandolo, un bambino. Ed è una foto che è di una bellezza incredibile. C'è l'eternità di questo incontro, in fondo, no? Questo Saba vecchissimo che incontra un Saba giovanissimo che va al mare, in fondo, è molto indicativa. Ha ragione Saba. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio, aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore.